In questa lezione vediamo le principali tecniche di neuroimaging e a cosa servono. La neuroimaging è una sorta di mappatura cerebrale fatta attraverso diverse tecnologie. Le principali sono l'elettroencefalografia, EEG, la magnetoencefalografia, la MEG, la tomografia ad emissione di positroni, la PET, la tomografia computerizzata a emissione di un singolo fotone, SPECT, la spettroscopia ad infrarossi, NIRSI, la risonanza magnetica funzionale, fMRI. La risonanza magnetica funzionale fa parte di quelle neuroimaging cosiddette funzionali, perché vanno a studiare il cervello in vivo, indicando quali aree del cervello sono attive in un dato momento e in un dato compito. Infatti viene chiesto al paziente di compiere alcune azioni oppure alcuni processi mentali e si va a studiare il flusso ematico cerebrale. Si va proprio a sfruttare il flusso ematico, ossia il flusso del cervello, del sangue, scusate, per ottenere informazioni sulle attivazioni delle aree cerebrali, per lo più corticali, e sul funzionamento della mente. Infatti, a seconda del compito richiesto al paziente, il flusso ematico diventa maggiore nelle aree encefaliche implicate in quel determinato compito, che sia motorio, come alzare un braccio, oppure cognitivo, come chiedere al paziente di pensare a qualcosa. Vi faccio l'esempio di uno studio effettuato su due persone, un bevitore sociale, ossia un soggetto che ogni tanto beve un bicchiere di vino, e un alcolista. È stata mostrata loro l'immagine di un bicchiere di vino. Nel cervello dell'alcolista si sono attivate delle aree come la corteccia cingolata e l'insula che mostrano la sua irrefrenabile e compulsiva voglia di afferrare quel bicchiere. Questo è solo un esempio per spiegare quanto gli strumenti di neuroimaging funzionale siano estremamente importanti nelle neuroscienze cognitive e in neuropsicologia.